Ciao a tutti amici SoftGunner, ben ritrovati con una video recensione dopo tantissimo tempo. Finalmente nel 2014 ritorna la stagione delle recensioni. Oggi siamo qua in compagnia di Memphis, proprietario del fucile che andremo a vedere tra pochissimi istanti. Pertanto sedetevi comodi, tirate sul volume e buona visione. Ben ritrovati a tutti, partiamo subito con l'unboxing come consuetudine fare oramai. Allora, la scatola molto bella, si presenta ben imbottita. Troviamo subito il nostro fascicoletto di istruzioni con sulle solite cose sulla regolazione dell'op-up, alcune cose su come inserire la batteria, riempire il caricatore, eccetera eccetera, le solite cose piuttosto superflue con un esploso finale. Ripeto che la cosa che fa veramente piacere è trovare una ASG ben protetta e veramente molto ben salda all'interno della scatola, così eviteremo che ci arrivi rovinata. Troviamo subito l'immancabile astina pulisci canna, che tanti reputano inutile, ma proprio inutile non è, un apposito fermo per la batteria che va alloggiata nel silenziatore, un caricatore maggiorato in plastica da 380 pallini e ovviamente la nostra replica interamente in metallo con calcio in legno. L'unica parte in plastica è il piccolo paramano anteriore. Come dicevo, la replica è interamente in metallo. Più avanti nel video vedremo una prova con un magnete per capire quali parti siano in acciaio, quali in alluminio, quali in leghe tipo Zama, spero non ce ne sia. Vediamo che sul lato sinistro della replica troviamo la scalettatura che ci permetterà di ancorare slitte o ottiche come la PSO, mentre sul lato destro troviamo il selettore di fuoco e il finto otturatore che vedremo dare accesso alla camera op-up. Ecco che stiamo vedendo nel dettaglio il selettore. C'è da dire che questo fucile è provvisto di due selettori. Il primo, quello più grande, che ricorda vagamente quello da K74 e AKM, che ci permette ovviamente di passare dalla sicura alla modalità di fuoco. Mentre dietro il grilletto vediamo questo appunto secondo selettore che passa da colpo singolo a full auto. Quando il selettore sarà posizionato sulla sicura, vediamo che la leva di armamento non si arretra, esattamente come succede nel fucile reale. Dovremo passare in modalità fuoco per aprire appunto la leva d'armamento e avere accesso al nostro op-up. Passiamo ora a vedere come avviene l'installazione della batteria, batteria che trova alloggio nel finto silenziatore. Premendo il nostro pulsantino posto di fronte al piccolo paramano avremo accesso alla canna e al vano molto limitato in cui alloggiare la nostra batteria che dovrà essere per forza di cose una Nunchaku. In questo caso Memphis sta usando una 7.4 a 2 celle. Ovviamente esiste anche la versione 11.1 a 3 celle e potremo installarla utilizzando l'apposito anello che ci viene fornito di serie. Dopodiché potremo andare a reinserire il suo silenziatore e spingere in fondo facendo scattare il tastino che abbiamo utilizzato per sganciarlo. L'ancoraggio è davvero ottimo, facendo risultare il tutto molto saldo. Spendiamo ora due parole sul bellissimo calcio in legno, veramente molto ben realizzato, non presenta la minima sbavatura, un legno laminato molto solido e dalla colorazione davvero ben riuscita. Come già detto in precedenza, il caricatore in plastica che ci viene fornito di serie è maggiorato, ha una capienza di 380 bb, sul fondo ovviamente la solita rotellina, e in cima presenta uno sportellino per l'inserimento dei pallini che ricorda molto quello del G36. L'inserimento del caricatore all'interno della replica risulta davvero molto semplice ed intuitivo, a prova di nabbo. Basterà tirare verso la parte posteriore della replica il caricatore che si aggancerà automaticamente. Lo sgancio avviene per la classica leva ambidestra posta dietro. Beh, buono! Quindici.
partendo dalla vite posta sul fondello del calcio. Schiacciamo il pulsantino posto sopra e sfiliamo. Dopodiché muoviamo la culata superiore. Culata che è un tastino diverso da quello della K, una specie di sicura, indicando di muovere prima questo pin, ok, primo questo qua che tiene ovviamente la nostra leva, e poi andare a rimuovere questo secondo che in realtà è una pressione per rimuovere tutto il paramano. Ok, quindi procediamo. Pertanto, dopo averlo sfilato, avevo rimosso la spina con questo fermo che era quello del silenziatore e la sua molla, guardate che strana molla, a cono. Comoda. E viene via il paramano. Occhio che qua si rischia di farlo partire. Perché è dentro a pressione. Qua abbiamo altri due fermi. Ok. Occhio se prale. Normalmente. No, giusto così. Qua. Yeah. Libertà, libertà. Ok, bene. Ora devo liberare l'U. Attenti, il coso non esce, giusto? Già. Ah, non serviva a toglierlo, bene. Ok. Come lo ricordavo. Come quello vero. Come il drago. Bene, siamo giunti quindi al gearbox. Lo smontaggio non è dei più semplici in assoluto, però non è nemmeno impossibile. Insomma, abbiamo visto che ci sono dei passaggi un po' impegnativi. Adesso con due magneti vediamo un attimo quali sono le parti in acciaio e quali no. Allora, vediamo che il silenziatore deve essere presumibilmente in alluminio. Tacche di mira? Prova le tacche. Le tacche di mira in acciaio. No. Già quella posteriore sembra zama. Quindi quella frontale acciaio, o forse solo la vite. Solo la vite. Forse solo la vite del pirolino, quindi niente acciaio. Leva d'armamento in acciaio. Bene. Almeno sappiamo che a chiudere l'otturatore non lo sfondiamo. Il corpo alluminio? Sì, un alluminio con un po' più di ferro magari. Alluminio, niente, non attacca. Niente. Qua niente, tutto alluminio. Culata in acciaio esattamente come la leva d'armamento. E prova a vedere l'interno. Il tastino, ecco, vediamo l'interno del calcio che qua è un punto sensibile. Non è. Niente, non aggancia. Chi ha letto Software Dynamics ha visto che chi l'ha smontato l'ha rotto praticamente, era già rotto all'interno. Vabbè, nemmeno l'anello dell'attacco cinghia. Quindi alluminio barra zama, non sappiamo cos'è. Tastino del silenziatore. Tastino del silenziatore, nemmeno. Quindi possiamo dire che praticamente, tranne la leva d'armamento e la culatta, abbiamo un fucile in alluminio barra zama, spero proprio di no, quindi... Però si poteva intuire dal peso perché siamo su... 2,9 kg, quindi... 3 kg. Bene, a questo punto passiamo ad aprire il gearbox e a vedere cosa c'è all'interno. Breve analisi prima di aprire il gearbox, a te la parola. Allora, abbiamo un gearbox da K, come potete vedere non nulla di che. Abbiamo stranamente le boccole cuscinettate. Particolari del gearbox penso nessuno, a parte vabbè il selettore di fuoco, quello singolo raffica è un po' differente perché abbiamo la mancanza del selector plate. Anche dall'altra parte vediamo che il selettore di fuoco non ha la caratteristica leva. Abbiamo solo quello della sicura che va a bloccare il grilletto. Manca il classico pezzo che va da parte a parte, che invece c'è su tutti quelli da K. Bene, direi che adesso
Stoppiamo l'inquadratura e ritorniamo con il gearbox aperto. Dopo non poche bestemmie per togliere la slitta superiore che tiene uniti i due semigusci del gearbox, veramente una roba impressionante è stato toglierlo, sono 5 minuti di martellate, eccoci finalmente giunti al cuore della replica. Cosa salta subito all'occhio? Un centrale bianco. Prego, partiamo con l'analisi. Allora, togliamo, allora abbiamo un reggimolla standard in plastica con lo spessorino normale, una molla già passo variabile da, penso sia 90, perché il fucile usciva, esce a 90, 92 metri, 92 più o meno, sarà 90-95 metri. Io terrei anche questo, tanto va bene, 92 va più che bene, potenza super in norma. Il pistone classico della King Arms, pistone nero in policarbonato, penso, non ricordo male, con un solo l'ultimo dente in metallo. Va bene, un buon pistone, non c'è niente da dire. Testa antivuoto. Testa antivuoto in polimeri, che questa, dato che usciva a 92, penso adesso proviamo anche la prova. Facciamo il test siringa, però penso che tenga. Cilindro in ottone standard, modello normale che si trova su qualunque SG. Pieno. Io per la dimensione della canna, che è una 300-360, se non mi ricordo bene, più o meno come quella dell'M4, avrei messo un 3 quarti, ma va più che bene, tanto abbiamo visto la velocità. È la standard del King Arms, ovvero quella nera con il tubicino in ottone, sempre va più che bene, è una punta ottima. Poi vediamo il spingi pallino, la classica stina rossa della King Arms che si trova su tutti i King Arms. Lo spingi pallino non ha l'O-ring. Ora modello non so, barbone, povero. Modello da povero, sì. Non so, forse mi sembra quello da K, però. Sì, quello da. Non è che tanto grande. Quello standard da. Standard da K, per cui. Poi possiamo dire compatibilità 100% con i pezzi interni da K. E adesso faccio uno zoom sulla terna. Vediamo la terna in particolare. Abbiamo il settoriale con il delayer già installato. Cosa normale su King Arms, comunque molto buono. Quindi di solito la terna King Arms è sempre buona. Il conico e il centrale sono affogati nel grasso, questo grasso bianco che mi trovo sempre davanti, non so di cosa sia. Questo è tutto per gli interni. Come dicevamo prima, vediamo un attimo la tenuta con la prova siringa. Assolutamente ottimo, non si muove di un millesimo. Bene, abbiamo pertanto visto questo fucile nei dettagli. Adesso chiederei al proprietario di spendere due parole. Al momento non l'ha ancora usato in gioco, quindi il giudizio sarà momentaneo, direi, perché sì. Ovviamente in futuro chiederò di nuovo a Memphis se si presterà per un video, faremo la rubrica criminale con il Memphis. Quindi impressioni di questo fucile e prezzo. Partiamo dal dire che è stato acquistato al di fuori dell'Italia, pertanto sì. Il prezzo è di 300 euro su per giù. Ecco, 300 euro all'incirca, lo si trova un po' dai 300 ai 350 euro, ormai sì. È piuttosto diffuso, lo si trova facilmente anche in Italia. Cane, stai zitto! Impressioni? Impressioni, ma prima dell'utilizzo. Prima dell'utilizzo e dell'apertura, quindi fucile uscito dalla scatola. Esteticamente ottimo, mi piace un sacco la finitura del silenziatore, di tutto il corpo e del legno, molto bello questa finitura del legno. Il caricatore abbiamo visto che non è, con la sua molla della King Arms non tira molto su. Altre cose, meccanicamente, possiamo dire un King Arms, magari l'op up è da cambiare perché non è proprio precisissimo, però per il resto va bene. Quindi sicuramente un fucile non low cost, anche perché siamo, come dicevamo prima, sui 300 euro senza batteria e caricabatteria, vabbè, ma quello si è capito che comunque quelli che ci vengono regalati con i cinesoni sono di basso qualità. Ad ogni modo, siccome serve praticamente una batteria dedicata, se non avete già un annunciaco dovrete andare ad acquistarla e non potrete usare le vostre lipo, quindi è comunque c'è da tenere sì. In conto un 20 euro minimo di batteria extra da acquistare.
caricatore, eh sì, da 380 colpi, però è uno solo e dovremmo andare a comprarle. Sono veramente troppo cari, perché per quello che è plasticaccia con una molla anche un po' scadente, insomma, hanno dei costi veramente troppo alti. Questo a causa della esclusività del caricatore, perché è suo dedicato, non esistono ancora al momento le repliche cinesi, quindi dovete comprare King Arts e pagarlo caro. Ad ogni modo, impressione iniziale a questo fucile, che valutazione gli diamo? Iniziale diamogli un 8,5. Un 8,5, è ben meritato, perché comunque è veramente molto bello, particolare ovviamente deve piacere, un fucile indubbiamente fuori dal coro. Che dire, se siete interessati all'acquisto, insomma, valutatene, perché... Se siete amanti della Russia... Ovviamente, perché... Bravo, diciamo, ragazzi, che è difficile vedere uno in un CP con un IVA che imbracciare un WSS. Ragazzi. Sarebbe un'idea alternativa, di sicuro. Quindi, grazie a tutti per la visione. Ovviamente in futuro arriverà la rubrica, come già annunciato. Se vi è piaciuto, lasciate un pollice su, commentate, condividete e iscrivetevi al canale del Memphis se dovete fare domande sul fucile, visto che è suo, avere pareri su come funziona. Vedremo di fare in futuro anche un video action con la GoPro, gliela do montata su e facciamo la sua contour, e la GoPro montata sul silenziatore, così facciamo un bel video di questo VSS in azione. Grazie ancora a tutti della visione e ciao!